Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Vincenzo De Luca, governatore premiato dalle urne in Campania, ma sospeso per la legge Severino, aspetta sereno la decisione del tribunale cui è ricorso. In Italia esiste un groviglio normativo che è in contraddizione con la Costituzione italiana. Questo dovrebbe spingere il Parlamento, a cominciare dal suo vicepresidente, a svegliarsi e dire: cari cittadini, siamo in una situazione per la quale si rischia che il voto di chi va alle elezioni regionali possa essere bloccato. C'è il dovere dunque di mettere ordine nelle leggi dello Stato. Lo ha detto Vincenzo De Luca, governatore premiato alle urne in Campania, ma sospeso per effetto della legge Severino, in attesa di sapere se ci sarà la sospensione della sospensione. È stato intanto rigettato al Tribunale amministrativo regionale della Campania il ricorso presentato nei giorni scorsi dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, con il quale si chiedeva lo scioglimento del Consiglio regionale della Campania. Per i consiglieri del Movimento 5 Stelle, l'impossibilità di insediamento e funzionamento degli organi regionali comporta infatti, ex legge, lo scioglimento del Consiglio regionale. La consigliera Valeria Ciarambino, la più votata alle scorse elezioni regionali del Movimento 5 Stelle, risponde così al neogovernatore, che non perde occasione di ribadire che è già al lavoro per il bene della regione Campania, nonostante la sua sospensione. Ma che lavorando lui non può compiere nessun atto, lui è inibito, è sospeso, è inibito dal compiere qualunque attività istituzionale. Se lui compisse qualche atto potrebbe addirittura incorrere in procedimenti penali. È una bugia bella e buona, si continuano a confondere le idee dei cittadini campani. È tempo di dire la verità. Questo caos istituzionale deriva dal fatto di aver candidato una persona che si sapeva era già nelle condizioni di essere sospesa e che oggi di fatto è stata sospesa. C'è una responsabilità gravissima non solo di De Luca, che evidentemente mostra un attaccamento al potere che va ben oltre l'amore per la Campania, ma soprattutto di Renzi, che doveva essere garante ed impedire di candidare una persona che appunto oggi si trova in questa situazione. Intanto i cittadini e i lavoratori della Campania stanno pagando la sospensione del neogovernatore De Luca e c'è un vuoto di potere che certamente non fa bene ai tanti problemi, soprattutto per quel che riguarda l'occupazione in Campania. Il problema occupazione, con aziende anche importanti che chiudono i battenti e le decine di vertenze aperte in tutta la regione, Italia e la sanità in Campania, è poi l'aspetto più importante. Tanti problemi e nessuno al comando per risolverli. I cittadini e i lavoratori della Campania stanno pagando la sospensione del neogovernatore Vincenzo De Luca e il vuoto di potere che si sta generando. Alle sue proposte la UIL, sia a livello nazionale che regionale. A presentarle questa mattina a Napoli il segretario nazionale, quello campano, Carmelo Barbagallo e Anna Rea. Bisogna fare in fretta e avere comunque degli interlocutori istituzionali. Non si capisce perché per i momenti di crisi e di situazioni difficili i funzionari si astengono dal decidere alcune cose o da istruire alcune pratiche. Bisogna fare presto, bisogna in una regione come la Campania, con tanti punti di crisi, con tante situazioni difficili, che ci siano gli interlocutori validi al più presto possibile. Caso inedito in Italia, mi pare di capire, però voglio dire, alla fine abbiamo un presidente che è stato votato, scelto attraverso le primarie del partito più importante, è stato votato dalla maggioranza dei cittadini. Io credo che occorre che adesso anche, certo affidandosi ai giudici, in questo caso inedito, che però si metta un punto. Noi abbiamo bisogno in questa regione che ci sia, con tutta l'autorevolezza, un presidente, un'amministrazione, perché a maggior ragione per i guai che abbiamo, i drammi che viviamo e in assenza anche di politiche nazionali che non aiutano di sicuro il Mezzogiorno e la Campania, c'è bisogno di un'interlocuzione forte nella regione. Ammonta a circa 120.000 euro il bottino di una rapina compiuta in un ufficio postale di Napoli, in via Arena alla Sanità. I banditi, 3-4 armati di pistola, sono entrati nelle poste da un foro praticato su una parete. Sotto la minaccia delle armi si sono impossessati di soldi ancora imbustati, consegnati da un portavalori. Nell'ufficio c'erano soltanto direttore e impiegati. Prima di fuggire hanno rubato la pistola di un vigilante. In corso indagini dei carabinieri.
Due persone in sella ad uno scooter hanno invece sparato diversi colpi di pistola contro la veranda di un'abitazione al primo piano di un edificio che affaccia su Oronzio Costa nella centro di Napoli. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri. Dopo una segnalazione sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria della Polizia di Stato e la scientifica che ha trovato in strada tra i civici 12 e 29 un'ogiva deformata e 6 bossoli, due calibro 7,65 e 4,9 per 21. Si indaga naturalmente. Riapre, sebbene in parte, la Reggia di Portici. Giovedì prossimo riaprirà al pubblico il secolare parco di Portici. Due terzi degli 11.000 metri quadrati del bosco inferiore torneranno alla fruizione pubblica, parco aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17.30. La decisione è stata presa dopo la visita del sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris e del sindaco di Portici Nicola Marrone, accompagnati dal preside della facoltà di agraria Paolo Masi. Verificata la conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area a distanza di un anno dalla tromba d'aria del 16 giugno 2014 che colpì fortemente Portici e costrinse alla chiusura del parco per motivi di sicurezza, oltre 1.000 gli alberi visionati, 300 dei quali danneggiati, sono stati rimossi. Un lungo lavoro di messa in sicurezza con la consulenza degli esperti della facoltà di agraria che hanno collaborato a stretto contatto con la dirigenza della città metropolitana di Napoli, così il sindaco di Portici Marrone. Insomma, io voglio ricordare a tutti che chiaramente nel giugno dello scorso anno qui ci fu un evento calamitoso che mise a serio rischio addirittura la vita delle persone, dei custodi che erano qui dentro, e ci sono stati qualcosa come 200-300 alberi interessati ovviamente dall'evento, con cadute e rischio crollo. È chiaro che naturalmente per riaprire la struttura occorreva verificare che ci fosse la totale sicurezza per i cittadini che entravano nel parco. Sono lo zio dello sposo di oggi, arriverà un messo a consegnare un orologio per mio nipote, pagatelo, poi appena arrivo vi do i soldi. Con queste parole un uomo di 51 anni ha tentato di truffare un sacerdote di Santa Anastasia nel Napoletano, il 51enne però è stato scoperto e denunciato ai carabinieri. Nella chiesa del sacerdote stava per celebrarsi un matrimonio e il truffatore, per mettere a segno il colpo, si è studiato bene le pubblicazioni, imparando nomi e proponendo anche aneddoti conosciuti della famiglia dell'affezionatissimo nipote. Rivoluzione digitale di trasparenza in due punti della Procura di Napoli. Un nuovo sito web per migliorare il rapporto con la comunità napoletana e un bilancio di responsabilità sociale per fornire informazioni sulle attività svolte e i risultati conseguiti. Rivoluzione digitale di trasparenza in due mosse alla Procura di Napoli, che questa mattina ha presentato il progetto Open Giustizia. A fornire ulteriori dettagli sul funzionamento del nuovo sito e dei nuovi strumenti è il responsabile del progetto Stefano Zan. È non solo un progetto di riorganizzazione, è un progetto articolato che ha diverse linee di intervento. Alcune sono di riorganizzazione e adeguamento dei sistemi informativi e degli assetti delle cancellerie, in generale degli uffici. Altre linee di intervento riguardano la costruzione della carta guida e carta dei servizi, questo quindi è una cosa rivolta all'utenza che si trova a venire per varie ragioni negli uffici giudiziari. L'altra componente importante è quella, per la prima volta, della redazione di un bilancio di responsabilità sociale, quindi rivolto a tutto il territorio, a tutti gli interlocutori che possono avere un qualche interesse, la città, gli enti, eccetera. E l'ultima linea è quella della comunicazione. Fra i dati più significativi contenuti invece nel bilancio di responsabilità sociale della magistratura inquirente di Napoli è che nel 2014 sono state registrate 158.000 notizie di reato e definiti 171.000 procedimenti, un dato commentato così dal capo della procura Giovanni Colangelo. Sono già alcuni anni che il nostro ufficio è proiettato verso l'innovazione, perché attraverso le innovazioni delle procedure e dei meccanismi interni, e noi intendiamo in un certo senso velocizzare e dare più efficienza al nostro ufficio e nello stesso tempo ovviare alle sempre carenti risorse di personale. Certo, per il futuro non intravediamo nell'immediato cambiamenti significativi. Questo strumento può in un certo senso anche facilitare le attività interne attraverso un'area riservata alla quale potranno accedere i nostri operatori, ma
questo strumento, come dicevo prima, è soprattutto rivolto verso l'esterno e serve a dare ai cittadini uno strumento di facile accesso, cioè rendere il cittadino consapevole di essere parte di una istituzione che lo riguarda direttamente. Oltre 350 motocicli sequestrati perché senza assicurazione o guidati da centauri senza casco, multe per quasi 155.000 euro, 31 persone denunciate è il risultato di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri nel napoletano. Complessivamente sono stati sottoposti a fermo amministrativo i mezzi di 243 persone sorprese a circolare senza casco e al sequestro di quelli di altri 80 cittadini che circolavano senza polizza assicurativa. Napoli, solidarietà alla Grecia con il sindaco in piazza. Napoli esprime la sua solidarietà alla Grecia e al popolo greco, solidarietà espressa con lo sventolamento di uno striscione sulla sede del comune, Palazzo San Giacomo, sulla quale campeggia la scritta Napoli con la Grecia. L'Europa si costituisce con i suoi popoli. Al presidio ha partecipato il sindaco Luigi De Magistris, secondo il quale l'Europa che ci piace è quella dei popoli e dei diritti e non quella che strangola i popoli con i poteri finanziari e bancari. Il sindaco ha riferito di aver scritto una lettera al presidente Anci e a tutti i sindaci sperando che si uniscano in questa battaglia per la solidarietà e ha rivolto un appello al governo italiano che poi deve fare di più. Tra le iniziative per unire ancora di più Napoli e la comunità ellenica presente in città, l'amministrazione ha deciso di istituire Via dei Greci. Con il sindaco De Magistris ha spiegato il presidente della comunità ellenica in Italia, si lavora e si va avanti per portare avanti iniziative nella sua amministrazione comunale, così come abbiamo sempre riscontrato c'è grande sensibilità. Via dei Greci sostituirà in parte l'attuale via San Tommaso d'Aquino. I fratelli e le nostre sorelle della comunità ellenica sono parte integrante della nostra città, quindi oggi qui c'è Napoli attraverso un presidio importante ma che rappresenta tutta la città, quindi noi ci schieriamo. Ho scritto una lettera al presidente dell'Anci Fassino e a tutti i sindaci sperando che anche i miei colleghi si uniscano in questa battaglia per la libertà, la solidarietà e la fratellanza, uniti in questo momento difficile con il popolo greco. Faremo questa cosa Via dei Greci, in modo che il legame... Accanto alla chiesa, la via chiesa, davanti alla chiesa. Stanno loro. Dopo 90 anni ritorna Via dei Greci grazie al sindaco De Magistris. Il sindaco di Casoria, Vincenzo Carfora, ha inviato una lettera al prefetto di Napoli per chiedere un deciso intervento per incrementare la vigilanza nell'area Cantariello, soprattutto nelle ore notturne, attraverso l'utilizzo di militari. La richiesta nasce dall'impossibilità del comune a far fronte, nonostante gli sforzi, al degrado in cui versa la zona e ad alta conseguenza emergenza ambientale e sanitaria. L'area Cantariello, che sorge al confine con il comune di Afragola, nella prossimità di centri commerciali, è stata recentemente chiusa al traffico dalla città metropolitana di Napoli per l'estremo degrado in cui versa. Da questa mattina nel quartiere Salicelli ad Afragola c'è un commissariato per far fronte all'emergenza criminalità. In uno dei momenti più critici sul fronte della sicurezza, con le strade di Napoli e provincia in mano a bande di minorenni aspiranti camorristi, in un rione difficile come il Salicelle nel comune di Afragola, un avamposto per le attività di contrasto alla criminalità organizzata. Da questa mattina è infatti presente un commissariato di polizia inaugurato alla presenza del viceministro dell'Interno Filippo Bubbico e del prefetto di Napoli Gerarda Maria Pantalone. Noi ora siamo impegnati in un processo di riorganizzazione della presenza delle forze di polizia perché dobbiamo attualizzare la nostra presenza, la nostra missione, la nostra funzione e renderla anche più efficace. L'attività di presidio del territorio costituisce sicuramente una prerogativa importante per le forze di polizia e alimenta quel senso di sicurezza da parte dei cittadini, ma ci consente anche di monitorare più da vicino i fenomeni anche di natura sociale ed economica che si manifestano nei territori. E qui sappiamo quanta presenza di criminalità organizzata esiste e di quanto le organizzazioni malavitose e criminali condizionino la vita economica e anche la vita civile e quella politica spesso. Quindi è importante dare questi segnali perché il Mezzogiorno, in modo particolare, queste realtà
così ricche di contraddizioni ma anche cariche di energie positive possano liberarsi per assicurare finalmente un percorso virtuoso, capace di assicurare un futuro migliore per le nuove generazioni. Una risposta in termini di percezione della sicurezza che arriva in un periodo in cui le cronache giudiziarie raccontano di malaffare e fatti di sangue che hanno come protagonisti ragazzi minorenni o poco più che maggiorenni. Viene ad essere il commissariato non nel centro della città ma in una zona che richiede tanta attenzione e quindi avere gli operatori in loco penso che possa costituire una remora ed una sicurezza per tutti i cittadini. Episodio di inaudita violenza nel Golfo di Policastro contro 4 cagnolini di razza aggrediti a colpi di bastone da un uomo 80 anni che è stato denunciato, 3 dei cuccioli sono morti, un altro invece è stato salvato dai carabinieri e trasportato in un centro veterinario. I militari della compagnia di Sapri hanno sorpreso l'ottantenne in flagranza di reato. Il Circolo Canottieri festeggia il primo anno del suo secondo centenario, consueta partita tra le vecchie glorie giallorosse e i giornalisti di Napoli. Poteva cominciare meglio i festeggiamenti per i 101 anni del Circolo Canottieri, se non con una bella partita di pallanuoto tra le vecchie glorie della pallanuoto napoletana che hanno scritto la storia e i giornalisti che ne hanno raccontato le tante vittorie. I campioni giallorossi degli anni 70 in vasca con la stessa grinta, 6-5 il punteggio, così Maurizio Migliaccio. E speriamo soprattutto di non affogare perché sono passati tanti anni, quindi è una grande emozione che rinnoviamo ogni anno e vinca il migliore soprattutto. Pino Porzio, un ritorno qui alla Canottieri con i giornalisti. Sì, sono venuto a dare man forte alla squadra dei giornalisti, no, è sempre un piacere venire alla Canottieri Napoli in questa occasione per rincontrarci. È un appuntamento ormai fisso. Chiaramente faccio i complimenti al club per l'organizzazione, per quello che sta facendo per lo sport napoletano, campano ed italiano, che non è solo di natura sportiva ma soprattutto di natura sociale. Un appuntamento che si ripete ogni anno, ormai una consuetudine, cui non è voluto mancare il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Qui in Piscina una veste insolita, un momento di grande aggregazione. Sì, sì, dobbiamo ringraziare la Canottieri appunto che ci ospita nell'ambito di queste Olimpiadi giallo-rosse, ringraziamo il presidente della Canottieri e tutti i giornalisti che si cimentano. Insomma, come non hanno, ce la stiamo giocando, stiamo combattendo. Un po' di fiatone, è faticoso stare in vasca. No, molto fiatone, sì, sì. Poi gli avversari danno parecchie botte, comunque ci difendiamo. In vasca anche Carlo Verna, che ha raccontato le tante vittorie dei giallorossi. Stare in vasca ha una doppia emozione, dentro e fuori la vasca, emozionante. Ma questa è la cosa più bella di quanto si racconta lo sport, avere la possibilità di praticarlo con i campioni. Devo dire che nelle grandi manifestazioni internazionali si fa così, c'è la gara di nuoto riservata ai giornalisti, adesso ci saranno i mondiali di Kazan e questo rito si ripeterà con tanto di cronometro e di come dire, schedatura ufficiale da parte di chi documenta ufficialmente i giochi. Questo è un momento molto importante perché si sta assieme e si cerca di comprendere anche lo spirito di chi compete agonisticamente nello spirito d'amicizia e di rispetto delle regole. Emozione doppia anche tuo figlio in vasca. Sì, ha fatto gol poco fa e naturalmente questo è anche l'orgoglio di papà, mio figlio che lavora per Megapress, che segue le mie orme in un mestiere che è estremamente difficile come quello del giornalista negli anni 2015. Per non dimenticare le vecchie glorie, il presidente del Circolo Canottieri, Edoardo Sabatino.
e sono, posso dire, l'asse portante del nostro circolo, perché se si vuole avere un futuro roseo bisogna naturalmente ben valutare positivamente il proprio passato. Ma loro, siamo una forte squadra e sono loro soprattutto che stanno dando una grande forza ai nostri nuovi campioni che ci hanno portato in Europa. Loro già l'hanno vinta, per la verità, una coppa, e noi cerchiamo un poco di avvicinarci, vediamo che cosa succede. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete partecipare alla nostra trasmissione Lente di Ingrandimento con le vostre domande potete scrivere a redazione@televomero.it. Il sindaco, ospite ogni settimana, vi risponderà dai nostri studi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.